sul mio canale. Scusate per la faccia, ma anche oggi non sto molto bene. Però volevo registrare questo brevissimo video per farvi vedere due cosine. Stamattina sono andata a fare la spesa e sono andata alla Coop. Poi mi sono fermata un attimino a vedere i social e ho guardato il video di Elisabetta che ha fatto la sua spesa a Lidl. E così avendo giusto un attimo di tempo, ho detto: ma passiamo e vediamo un attimino se ci sono le stesse cose. Allora, premetto che non mi interessava a livello di spesa e frutta e verdura lì sono validi veramente. Ho fatto un giro ovviamente nelle cose, negli accessori, quindi quello che Lidl propone, e ovviamente non, diciamo, non c'era niente perché mi invitasse a, cioè non c'era proprio niente che mi facesse comprare qualcosa. Però un motivo per cui ero andata era perché mi ispirava una cosina che avevo visto da Elisabetta e non ricordo adesso se è la stessa che, cioè è identica ma è differente forse per qualcosa. Vabbè, innanzitutto vi faccio vedere queste due o tre cosine che ho comprato. Allora, sono andata e ho visto che c'era ancora, stranamente, questa crema mani della collezione, non dico vecchia ma vecchissima. E c'era anche quella un po' più recente, quella al melograno e alle bacche di goji. Io ho preferito prendere questa qua alla mandorla perché mi sembrava che la profumazione fosse migliore rispetto a quell'altra. E quindi ho detto, le ho testate tutte e due, e ho detto, va, proviamo a usare questa qua. Tanto me ne serviva una crema mani perché ne ho in dotazione un'altra, quindi poi le ho terminate. E quindi ho detto, ma prendiamo questa qua. Questa crema mani io l'ho pagata, non so se all'epoca costasse così, ma credo che di sì, 1,79 euro, sono 75 ml e sono quindi, vedete anche qua, prodotti certificati e quindi abbastanza naturali. Poi ho visto che c'erano e non erano mali, mali, male, male sto io. I calzini da donna, eccoli qua, 5 e sono quindi 3 neri e 2 grigi. E questi vanno dalla taglia 39-42. Siccome mia figlia continua a crescere e il piede a lei cresce, a me ormai si è fermato, ho detto quelle che ha. Ovviamente le stanno corti, si vede benissimo che il tallone dietro tende ad uscire. Ho detto, questi qua possono andarle bene. I colori lei usa il nero e sì, qualche volta il grigio e il bianco, però la combine era solo così oppure era su dei colori del blu o con delle righe. Mi sembra che sicuramente non me le avrebbe mai messi. Quindi queste 5 paia di calze le ho pagate, adesso ve lo dico subito, i calzini 3,99 euro. Quindi, voglio dire, perché no? Sono calzini, allora, vabbè, piacevole da indossare, sono quelli di cotone, della marca, vedete qua, Licra, ok. E poi, il motivo per cui ero entrata principalmente è che mi incuriosiva, volevo vedere com'era, poi alla fine, gira e rigira, l'ho preso, questo fiore pianta, eccola qua, quella del nano. Vedete? Ne erano rimaste tre, e tre tutti con questa erba che, se non sbaglio, io ho il pollice non verde ma nero, è un'erba gatto, almeno una signora mi ha detto così. Non so se c'era qualcos'altro, so che ne erano rimasti semplicemente tre di questo vasetto piantina, e siccome appunto, ripeto, ho visto che questo c'è scritto da tenerlo alla luce, tenerlo in casa, da innaffiare, bagnare, insomma, ho detto, ma forse qualcosina riesco a fare con questa piantina. Visto che da interni, vedete, con la sua Ladybug, che non mi viene in italiano, coccinella, e questo qua l'ho pagato, il nanerottolo, allora, aspettate che lo guardo, calzini, piante, fiori, ecco, 2,99 euro, e ne erano rimasti appunto solo tre, magari c'era qualche cos'altro appunto come pianta, la pubblicità o meno il cartellone faceva vedere dei fiorellini rossi, adesso non so cosa fossero, io mi sono trovata questo e l'ho preso. Bene, mi ha ispirato proprio Elisabetta, il motivo per cui ho detto vediamo se magari c'è, e effettivamente ce n'erano solamente tre. Questa era la mia spesa Lidl di oggi, sono abbastanza soddisfatta di quelle cose che ho trovato. E niente, è tutto qua. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata a tutti.